Voglio rifargli, voglio chiedergli se è ancora convinto di una risposta che mi ha detto una volta quando gli feci questa domanda, e che è una risposta che io mi sono tenuto sempre come un principio della mia vita. Gli ho chiesto: qual è il libro migliore che tu abbia mai scritto? Perché un editore a me aveva insegnato che il libro migliore che hai mai scritto deve essere l'ultimo, se no hai fatto un passo indietro. E Diver mi ha risposto: il prossimo. Allora, è ancora così? Primo, buonasera a tutti. By those comments, because Carlo invited me into his home and many, many years ago to meet Mama, and I cannot think of a person who is more talented when it comes to writing ever since I first read Almost Blue, and that's the American title translated into English, and who is also a brilliant journalist and a singer and songwriter and television personality. I'm humbled to be here, but I'm mostly humbled to be able to call him my friend. So thank you for appearing with me. Beh, prima di tutto lasciatemi dire quanto io sia felice di essere qui e soprattutto quanto mi commuovono i commenti che Carlo ha fatto su di me poc'anzi. Molti anni fa mi invitò a casa sua e ebbi la possibilità di conoscere sua madre, come lui ha detto. E quindi sentire dire queste cose a una persona di tale talento per me è straordinario, perché è un autore bravissimo che ha scritto libri come Almost Blue, perlomeno quello è il titolo con cui è uscito il libro in America anche. E non soltanto un bravo scrittore, ma è anche un ottimo giornalista, ed è pure un cantante e un cantautore, oltre che un personaggio televisivo di grande spessore, e quindi devo dire che in qualche modo mi sento così un po' rimpicciolito da questa cosa, e oltretutto, e questa è la cosa più importante, per me è straordinario potermi dire un suo amico. Speaks far more articulately than I do. But to be serious, I stand by that comment that the next book is my favorite, because I live to craft stories that will terrify you, that will keep you up at night, that will make your heart pound and maybe make you cry from time to time if I've created a successful emotional story. And once I've written a book, I certainly love it. I put my all into the books. But once it's done, I'm always focused on what's going to come next and if I would be able to terrify you yet again. Devo dire che mi attengo alla risposta che ti diedi tanto tempo fa. È sempre il prossimo libro quello che mi sta più a cuore, perché è sempre mia cura confezionare una storia che in qualche modo vi spaventi a morte, che vi tenga svegli la notte, che vi faccia battere il cuore e magari vi faccia anche piangere. Sono riuscito alla fine a creare una storia emotivamente forte e coinvolgente. Quando ho finito di scrivere un romanzo, ovviamente il romanzo mi piace, mi sta a cuore, però è finito e quindi punto tutta la mia energia e la mia concentrazione sul prossimo progetto, nella speranza di riuscire a spaventarvi ancora di più. Bene, allora, voglio partire dall'ultimo romanzo, visto che il prossimo ovviamente dobbiamo ancora vedere, da questo ultimo romanzo appena uscito proprio qui da noi, che si chiama Il gioco del mai, e che ha soprattutto come protagonista un nuovo personaggio. Quindi siamo qui ad assistere insieme alla nascita di un nuovo personaggio. Allora, intanto vi riporto la domanda che ci ha appena fatto Jeffrey Diver. C'è qualcuno di voi che ha letto i suoi libri? Sì. Prima. Perché prima ha detto, se qualcuno di voi ha letto, bene. Allora, l'altra cosa è questa. Vorrei rimanere ancora sul personaggio e poi passo alle sollecitazioni che ci ha dato. Che è questo. Viene prima la storia o il personaggio? Cioè, incontri una storia e dici, bella questa idea, bella questa trama.
la farò raccontare a Nico Rhyme, a Coulter, agli altri personaggi degli altri libri, o prima viene in mente un personaggio e mi piace quella persona, voglio cercare una storia per lui. Generally I create a plot first. There is a slight exception with the Never Game, in that I knew I wanted to create a story that involved this solitary loner Clint Eastwood kind of character. But I didn't quite know where the story would take me. So once I had that solitary character in mind, and I put him in a Winnebago, I don't know if you know what that is, but it's like a caravan that you ride around the countryside in. It's got a bed and a little kitchen in it. And I knew I wanted him to be peripatetic. I knew I wanted him to travel. But once I had that idea, then I set that aside, and then I turned my attention to the plot. Because generally, I am a very plot-driven author, and I knew I wanted to set a book in the world of Silicon Valley, in the world of video gaming, and then I sat down and spent my 8 months, as I usually do, outlining and planning the story. The world is divided into two sorts of people, and that doesn't mean Barcelona and Juventus. I don't mean that at all, by any means. I mean, the world is divided into people who are authors and who outline the story and don't outline the story. They just let the story tell itself. In genere io parto sempre dalla trama, con qualche rara eccezione, come nel caso, per esempio, leggera via l'eccezione del mio ultimo romanzo, Il gioco del mare. In questo caso avevo proprio in testa l'idea di raccontare una storia che avesse per protagonista un personaggio come quello che ti ho delineato poc'anzi, cioè un eroe solitario, un po' la Clint Eastwood nei film western di Sergio Leone. Con quell'idea ho aggiunto alcuni elementi, per esempio quello di farlo girare per il paese a bordo di una specie di camper, quello che ne chiamiamo Winnebago. Una volta che ho fissato questi elementi, però sono tornato direttamente alla trama, perché era quello che mi stava a cuore inizialmente, proprio perché io mi considero un autore di trame principalmente. E avevo in testa anche già l'ambiente nel quale far sì che la mia storia si sviluppasse, cioè la Silicon Valley e l'ambiente, il mondo dei videogiochi. Una volta che ho scelto questi elementi, ho dedicato, come faccio sempre quando scrivo un romanzo, 8 mesi del mio anno alla programmazione del libro, alla pianificazione del libro, scrivere l'outline, cioè l'architrave, quello che è un po' la scaletta del romanzo. E ve lo dico perché ci sono comunque due tipi di persone nel mondo, non mi riferisco ai tifosi del Barcellona e quelli della Juventus, anche perché parlo del mondo degli scrittori, ci sono quelli che pianificano i libri, quelli che non lo fanno, che preferisco che la storia si racconti un po' da sé. I am a plotter, I'm an outliner, and I'm just comfortable doing that. You may be a different author. Stephen King does not plot. This fellow who wrote Game of Thrones, George R. R. Martin, does not plot. He just lets the story flow. Plotting works for me. So I, once I had the idea of Coulter Shaw in general, then I plotted the book out, and I spent 8 months doing a very extensive outline for the Never Game. The outline was ended up being about 125 pages. And when that's finished, then I can put the character into it and then sit down and write the book. And I can write the book in any order I want. I can write the beginning of the book at the end of the book at the beginning. You know, I may look at my outline, I'm supposed to write a very violent scene. I don't feel like writing a violent scene. Some days we wake up and the sun is shining and the birds are singing and we don't feel like writing violence, right? Some of you didn't respond to that. Io mi considero uno di quegli autori che pianificano, costruiscono in maniera scientifica le proprie storie. Magari tu sei un autore diverso a cui non piace programmare le sue storie, per esempio Stephen King assolutamente non programma le sue storie, scrive quello che gli viene in mente. Un altro autore simile, che ha un atteggiamento simile nei confronti della creazione di un libro, è
George R. R. Martin, quello del Trono di Spade, anche lui assolutamente non pianifica i suoi libri. Io invece lo faccio, mi trovo a mio agio con questo diverso approccio. E quindi una volta che ho stabilito quegli elementi di cui vi dicevo e che ho scelto che il protagonista sarebbe stato il Colter Shaw, poi mi sono accinto alla stesura del romanzo, l'ho fatto per 8 mesi in maniera molto rigorosa, perché quando finisco quel processo, alla fine di quegli 8 mesi, avevo circa 125 pagine che sono un po' la scaletta, l'arco portante della storia. A quel punto posso veramente sedermi e scrivere fisicamente e mi risulta piuttosto facile il compito. Addirittura posso scrivere il romanzo non nell'ordine nel quale il romanzo si svolge, posso partire dall'ultima scena piuttosto che dalla prima, che può capitare benissimo che un giorno mi svegli, ci sia solo gli uccellini che cantano e magari quel giorno devo scrivere una scena particolarmente violenta, non mi va per nulla perché sto bene, non voglio gustare l'atmosfera e quindi scrivo qualcosa d'altro. So I can write the violent scenes when I'm in a violent mood. I can write the happy scenes when I'm in a happy mood. I can jump all over. But at the end of the day, the book is finished, and I can write the book itself, because I know where it's going to go, in 2 months. And then out comes the story. But during that time, I've been able to put the characters in where I want them. I've been accused of being a bit mechanical about my writing, a bit formulaic. But I would ask the critics, do you get into an airplane to fly somewhere that has not been built according to a formula? Do you get into your car that has not been built according to a formula? Do you make a recipe that is not a formula? Of course not. Formulae are successful because they are a procedure that we put together that we know works. And that's the way I craft my books. Per cui se quel giorno non ho voglia di scrivere una scena violenta, non la scrivo, se invece sono nell'atmosfera giusta, nell'umore giusto, scrivo la scena violenta. Se invece mi sento felice, scrivo una scena felice magari. Ma quello che volevo dire è semplicemente che una volta che ho fatto queste operazioni, sono pronto a scrivere il libro, e lo posso fare anche in un tempo relativamente breve, in 2 mesi per esempio, perché so esattamente dove la storia deve andare e ho già nella mia testa ho collocato esattamente tutti i personaggi nel posto giusto. Qualcuno mi accusa di essere meccanico nel mio approccio alla scrittura, di essere quasi formulaico. E io a questi critici dico, ma voi quando salite su un aereo e state per prendere il volo per andare da qualche parte, sareste disposti a salire su un aereo che non sia stato costruito secondo un progetto ben chiaro? La stessa cosa, se doveste salire su un'automobile, vi andrebbe di farlo dopo aver saputo che questa automobile non è stata costruita secondo una formula precisa, anche come una ricetta. Le ricette sono delle formule fondamentalmente. E perché le formule mi piacciono? Perché le formule sono procedure che hanno dimostrato di avere successo e quindi io mi attengo a questa idea.